Il dottor Giovanni Mattia, architetto e professore presso l'Istituto Comprensivo Polo 1 di Veglie, c'è? Ecco, buonasera, un saluto da parte sua. Ecco, allora, facciamo adesso l'intervista da lì. Sì, grazie. Prego. Saluto tutti quanti, è sempre un piacere essere qua ogni anno. Devo ringraziare Italia in Arte, i fratelli Roberto e Dario Chiavarini. È bello anche perché non ci conosciamo, tra virgolette, diciamo, però fondamentalmente poi ci conosciamo perché con qualcuno ci rivediamo e sembra di essere una grande famiglia, no? Come i fratelli, sorelle che magari per lavoro, per altri impegni sono lontani, però si ritrovano ogni tanto e sembra che il tempo non sia passato mai. Per cui io vi ringrazio tutti quanti per essere qui, perché stasera c'è veramente tanta gente, si sente, si respira una bell'aria, perché quando si parla di arte, di creatività, si sta bene tutti quanti, riempie veramente il cuore e l'anima. Per cui grazie a tutti per essere qua. Poi il professore Mattia si interessa di diritti umani attivamente, viene adesso da un tour de force nella provincia del Basso Salento, ce ne parlerà tra poco. Sì.